La Juventus che passa il turno contro la Fiorentina è fondamentalmente la solita Juve, che sta molto attenta alla fase difensiva e che spera nel contropiede, che punta sul contropiede per poter vincere, per portare a casa il risultato. Da questo punto di vista è chiaro che la strategia della Juventus, della dirigenza e anche di Max Allegri cambia, perché in virtù di qual è lo schema di gioco, il tipo di gioco, ecco che cambia anche il mercato. Allegri ieri lo ha detto in conferenza nel post partita: rimarrò alla Juventus altri 3 anni, e quindi è chiaro che si parla di progetto. Se parli di progetto con un allenatore vuol dire che lo devi mettere in condizioni di poter sfruttare al meglio i suoi giocatori, di avere giocatori adatti al suo tipo di gioco. Ed ecco che da questo punto di vista abbiamo delle cose da analizzare, delle situazioni da analizzare per bene. Tra l'altro vi ricordo che le notizie in questo le trovate su OneFootball, quindi qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto, avete solo cliccare su questo link e automaticamente e gratuitamente avrete quest'app sul vostro cellulare. È gratuita, è personalizzabile, lì trovate anche gol e highlights della Serie A, quindi mi raccomando, tutto gratuito, dovete solo cliccare su questo link e automaticamente avrete l'app sul vostro cellulare. E allora, una Juventus che vince e che in forte dell'1-0 dell'andata va a Torino, anzi aspetta la Fiorentina a Torino, sapendo di poter aspettare la Fiorentina e sapendo di poter colpire attraverso le ripartenze. Quella di ieri è stata una Juventus che ha puntato tutto sulle ripartenze, andando a cercare la profondità una volta riconquistato il pallone. Quindi l'obiettivo della Juventus qual era? Era difendersi bene, era coprirsi bene e aspettare fondamentalmente la ripartenza, quindi approfittare dell'errore della Fiorentina o il recupero di uno dei giocatori per poter ripartire attraverso che cosa? Le fiammate di Morata e di Vlahovic. Una strategia che è andata bene, una strategia che ha portato i 2 gol, una strategia che ha portato una Juventus in finale di Coppa Italia. Però c'è un però. Sono 2 i però. Punto primo è che, come ho detto nel video di ieri, come ho detto anche nel video di stamattina, dove vi ho fatto le pagelle di Juventus-Fiorentina, per avere un'idea di Juventus in contropiedista devi avere giocatori adatti al contropiede. E in questa Juventus sono pochi i giocatori adatti al contropiede, perché molto spesso, mi ripeto più e più volte, ma questa Juventus mancano giocatori che saltano l'uomo con facilità, rapidi, che saltano l'uomo con facilità e che possono creare superiorità numerica. A questa Juve mancano. Se tu pensi di poter fare il contropiede con gente come Morata, Vlahovic, e sulle fasce per quanto riguarda i terzini hai gente come Alexandro e De Sciglio, a centrocampo ai Bernardeschi e Rabiot forse sì, è un giocatore da contropiede, è un giocatore non che ti salta l'uomo con facilità, che corre e basta. Sì, forse per il contropiede può andar bene, ma comunque abbiamo visto che la Juventus tendenzialmente gioca quasi sempre così, non è che Rabiot io abbiamo visto mai fare queste gran partite. È chiaro però che se hai questo tipo di idea devi puntare su giocatori adatti a questo tipo di ruolo. Ad esempio, l'anno prossimo la Juventus avrà a disposizione un giocatore importante da questo punto di vista, perché Chiesa mi sembra un giocatore perfetto, perché è un giocatore che corre molto, che ha lo sprint giusto per far fare il salto di qualità alla Juventus, e quindi è chiaro che la Juventus grazie a lui può incidere molto da questo punto di vista. Ma partendo dai terzini, non puoi avere 2 terzini bloccati, perché le ripartenze poi a volte partivano dal recupero pallone di De Sciglio, ma De Sciglio lo vedi, recupera sì il pallone, ma poi una volta che parte Non ha la capacità e lo sprint per saltare l'uomo, benché meno Alexandro, che da quel lato, una volta riconquistato il pallone, tendeva sempre a rallentare l'azione fermandosi, tornando indietro e dando la palla dietro. Se tu fai questo tipo di gioco, cioè il contropiede, un terzino che si ferma, torna indietro e ti dà il pallone indietro, non va bene. Così come non vanno bene i centrocampisti. E quindi è chiaro che partire dal contropiede vuol dire avere i giocatori adatti al contropiede. Seconda cosa, bisogna costruirlo meglio questo contropiede, perché soprattutto nel primo tempo abbiamo visto una Juventus che poi la Juve ha segnato, e quindi tendenzialmente abbiamo cominciato a vedere anche meno questo aspetto, ma la Juventus dei primi 20 minuti, 30 minuti era una Juventus che non faceva 3 passaggi di fila, che erano palloni lunghi in cui Vlahovic doveva sbracciarsi a più non posso per cercare di tenere il pallone, farseli ai compagni
ma c'erano due problemi. Punto primo, non sempre ci riusciva perché di fronte aveva il difensore, che in quel caso era Igor, che si attaccava a Vlahovic, sapeva che il gioco di Vlahovic era quello e quindi fondamentalmente puntava proprio anche sul mancato appoggio, sul nervosismo anche di Vlahovic. Però la Fiorentina non è stata abituata a giocare così, quindi questa cosa lo innervosisce parecchio. Deve migliorare sicuramente, ma lo innervosisce parecchio. Soprattutto non era ben accompagnato dai compagni, perché molto spesso quando c'era questo pallone lungo gestito e controllato da Vlahovic, poi aveva soltanto Morata e al massimo Bernardeschi al suo fianco, tutti gli altri erano dietro, rimanevano bassi. E soprattutto si puntava solo e esclusivamente sugli errori altrui, quindi l'avversario, ma la costruzione del contropiede non era lineare. Vi faccio un esempio. Anche Antonio Conte, uomo di cui si è parlato in non pochi in questi giorni, basa tutto sul contropiede. Ma magari chi segue più il campionato italiano piuttosto che la Premier si sarà accorto lo scorso anno di come l'idea di calcio di Conte, soprattutto l'idea di contropiede di Conte, era lineare. Cioè c'erano dietro l'idea di contropiede degli schemi da seguire. La boa era quasi sempre Romero Lukaku. Lautaro aveva dei movimenti prestabiliti per appoggiare e farsi appoggiare da Lautaro e da Lukaku. Hakimi sapeva il momento preciso in cui partire. A centrocampo le geometrie di Brozovic erano necessarie per poter fare girare il pallone. La palla andava a Brozovic, poi andava a Lukaku, poteva tornare ai centrocampisti per poi far ripartire i terzini. I terzini sapevano il momento esatto in cui dovevano partire, perché molto spesso il contropiede dell'Inter partiva dalla precisione di Brozovic, tra il centrocampo si muoveva molto bene, tra Lukaku che faceva sponda o a Lautaro o alle fasce che spingevano tantissimo. Da un lato c'è Perisic e dall'altro c'era Hakimi. Quest'anno per esempio c'è Dumfries. Quest'anno il gioco che fa magari Lautaro lo fa in maniera anche un po' diversa, ma lo fa Dzeko. Cioè c'è un'idea dietro il contropiede. Il contropiede non è soltanto difendersi, attaccare così, è avere delle idee su come muoversi, gestito in maniera perfetta. Per questo Conte, secondo me, da quel punto di vista è uno dei migliori che c'è in Europa. Quando vedi la Juventus giocare, sì, gioca di contropiede, ma non ha le idee chiare, non c'è un'idea chiara di come, cioè non hai, forse magari il gioco di Conte è un po' prevedibile, probabilmente sì, ma quando funziona, funziona. La Juventus ti dà sempre l'impressione di essere un po' frutto del caso, un po' una gestione del pallone che dipende molto dall'errore dell'avversario, ma poco da una costruzione del gioco fatta in maniera lineare. Per questo io credo che va bene puntare sul contropiede, ma devi avere i giocatori giusti e non puoi puntare sul contropiede avendo come terzini De Sciglio e Alexandro almeno uno dei due deve essere un terzino di spinta, perché sennò non puoi, soprattutto anche lì davanti, devi avere giocatori adatti che ti saltano l'uomo e soprattutto devi avere un centrocampo che sa come gestire il pallone nel momento in cui c'è la ripartenza e non in maniera frettolosa senza mai avere un'idea. Non è partire tutti avanti come per esempio può fare Rabiot, che ha giocato bene, attenzione, però se chiede a Rabiot di seguire delle linee tattiche non lo sa fare, deve solo partire dritto e poi è finito il lavoro di Rabiot. Di certo l'Inter, pur non avendo Rabiot, ma avendo giocatori come Brozovic, come Barella, l'anno scorso per esempio come Eriksen, ora c'è Çalhanoğlu, sapeva gestire molto bene le ripartenze con idee e con movimenti prestabiliti. Cosa che la Juve non fa, quindi giocatori adatti e idee su cui puntare questo contropiede. Io non sono dell'idea che si gioca solo in un modo a calcio, non si gioca soltanto col possesso palla, ripartenza dietro, costruzione al basso, si può anche giocare sulle ripartenze, ma vanno fatte bene, perché se no, secondo me, è lavoro inutile. Ditemi la vostra, tanto chi prendereste per questo tipo di modulo, quali sono i giocatori secondo voi adatti per questo tipo di modulo e soprattutto se Allegri deve migliorare da questo punto di vista.